Video dei favoriti di trucco per il mese di ottobre. Allora, partiamo subito. Prima di iniziare, vi volevo far vedere che mi sono arrivate le cosine della 100% Pure. Eccola qua. Questo è l'ombretto in crema, è ancora in tonso. Questo è il rossetto Raspberry e questa è la matitona per labbra. Sono ancora chiusi perché prima di aprirli devo finire delle cose che, cioè un rossetto, una matita labbra e l'ombretto in crema l'ho già finito in realtà. Volevo finire questi due prima, perché prima di aprire qualcosa di nuovo aspetto sempre di aver finito o buttato qualche cosa di vecchio. In realtà ho parecchie cose da buttare. Perché sono stata diciamo un pochino troppo influenzata da queste pubblicità che appunto review che ho visto su YouTube e quindi avevo preso un po' tante cose di trucchi naturali anche abbastanza inutili che poi ho finito naturalmente ho usato lo stesso, però cominciamo subito così facciamo un po' di recensioni. Allora, favorita perché è una palette nel mese di ottobre è questa qua, gli elegantissimi della Neve Makeup, ve l'avevo fatta vedere un po' di mesi fa, naturalmente sto continuando a usarla. Questa è la palette, se non avete una palette di neutri, questa va benissimo. Vedete, ci sono colori dal chiaro fino ad arrivare al nero ed è veramente usabile, sfruttabile, mi piace parecchio. La prima palette che io compro da Neve Makeup perché tutte le altre non mi piacevano, avevano dei colori che avrei sicuramente sfruttato poco. Questa invece è bella al mattino perché si apre, sta su una mano, quindi voi la potete tenere con la mano sinistra, poi con la destra, con il pennello prelevare e truccarvi abbastanza velocemente. È anche facile da trasportare, per esempio in viaggio. Questo è il nome degli ombretti, e insomma mi è piaciuta. Avevo fatto una recensione positiva mesi fa e confermo, sono soddisfatta di questa palette. Poi, altro preferitissimo di questo mese è il fondotinta fluido di Anne-Marie Berlind. Questo fondotinta fluido è nella tonalità beige. È bellissimo, io non lo metto all over, ma lo metto solo, faccio solo una pompetta e lo cospargo un pochino per uniformare il colorito, non ho bisogno di coprenza, è un fondotinta molto leggero, molto sheer, però bellissimo e mi piace veramente tanto. Mi è tornato indietro perché l'avevo regalato, quindi sono quasi a metà, sono più di metà, perché si vede un po' in controluce il tappino che sale. È veramente un fondotinta di grande qualità. Se avete bisogno di più coprenza, probabilmente volete rivolgervi a qualche cosa come il Dr. Hauschka, che è un pochino più bilanciabile e modulabile, non questo, però questo non secca la pelle, è confortevolissimo, è un buon fondotinta. Poi, che cosa ho utilizzato? Ah, per gli occhi non ho utilizzato matite perché con un pennello angolato ho utilizzato i colori più scuri di questa palette, quindi non ci sono matite per occhi questo mese, però c'è una matita per labbra che è questa di Alva. Io adoro le matite di Alva, non costano neanche tantissimo e questa si chiama Reddy Brown. Ve la faccio vedere, questa è il Reddy Brown, è molto scura, è morbida, è un kajal molto buono che tiene benissimo, ce l'ho su in questo momento perché l'ho comprato, nonostante il Reddy Brown, adesso lo sfumo col dito e ve lo faccio vedere sfumato, vedete è proprio un rosso mattone, a me il rosso mattone non piace, mi fa molto vecchia signora, nel senso naturalmente negativo del termine. Però mi serviva una base per fare aggrappare i rossetti rossi perché io adoro mettere i rossetti rossi, soprattutto con la luce autunnale, secondo me stanno molto bene. E i rossetti rossi che ho naturali sono questo di Alterra. Vi faccio vedere la macchiolina di colore. Questa è la macchietta di colore.
Ecco, del lucidalabbra al terra, e poi questo che è il mio preferito, siamo sempre Anne-Marie Berlind. Questo è un rosso veramente favoloso. Secondo me sta bene a tutte, tra l'altro. Guardate che meraviglia! L'avete già visto altre volte su questo canale. E questo è il Celebrity Red. Però hanno bisogno entrambi di una base per aggrapparsi, altrimenti tendono un pochino, non essendo le prestazioni dei rossetti naturali comparabili a quelle dei rossetti sintetici, per il momento non lo sono, e quindi hanno bisogno di una base per aggrapparsi. E questa matita, nonostante molto più scura, lo vedete, però si è sfumata a dovere con le dita e aiutandosi con un velo di cipria dopo la prima mano di rossetto e poi aggiungendo un altro strato con il pennellino di rosso, diciamo, fa il suo lavoro. Il rosso tiene, non si scurisce nemmeno troppo se sfumate questa matita, e quindi questi sono i miei prodotti labbra preferiti per il mese di ottobre. E poi, per chiudere e per finire, c'è il mascara Italcile alla rosa moscheta. Ce l'ho su in questo momento. Vediamo se si riesce a vedere un pochino meglio. Questo mascara, secondo me, è favoloso. Già lo sapete perché l'ho fatto vedere all'inizio, all'apertura del canale, oltre un anno fa, e rimango di questa opinione. Incurva le ciglia benissimo e secondo me è il Dior Show dei mascara naturali. E questo è tutto. Se volete scrivermi i vostri preferiti sotto o avete qualche domanda, la potete lasciare nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!